Nel game show di Rai 1 va in scena a un'ennesima gaffe. Niente da fare all'eredità, è andato in scena un altro simpatico siparietto che ha visto coinvolti Flavio Insinna e un concorrente. Nel game show del preserale di Rai 1 si è registrata un'ennesima gaffe clamorosa che ha stupito tutto il pubblico. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 dicembre, il concorrente è incappato in un grosso errore. L'eredità, Flavio Insinna si mette a ridere dopo una risposta strampalata di un concorrente. Sarà la tensione o l'emozione? Resta il fatto che l'eredità in onda in questa stagione sembra la sagra delle gaffe degli strafalcioni. Flavio Insinna ha chiesto al concorrente una domanda molto semplice, ovvero si sussa di notte per riscaldarsi. Il diretto interessato ha risposto il termometro. Una risposta davvero esilarante che nemmeno il conduttore Roano è riuscito a trattenere le risate. Naturalmente la brutta figura del concorrente è stata commentata in diretta su Twitter attraverso l'hashtag cancelletto l'eredità. Flavio Insinna sommerso dalle critiche dopo aver ricordato Fabrizio Frizzi a Domenica In. Un paio di giorni fa Flavio Insinna ha detto delle splendide parole per il collega Fabrizio Frizzi scomparso lo scorso marzo. Il conduttore e attore romano è stato ospite del salotto di Domenica In condotto da Mara Venier. Il presentatore dell'eredità ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Durante la lunga chiacchierata, Flavio Insinna ha dedicato qualche minuto per omaggiare il compianto Frizzi, suscitando grande commozione in studio ma anche all'artista veneziana. Ma il pubblico da casa non sembra aver apprezzato il suo gesto, infatti in tanti si sono riversati sui social network dove hanno scritto tantissime critiche. Dopo la vicenda di Affari Tuoi messa alla luce dal TG satirico Striscia la Notizia, gli utenti web sono molto restii su Flavio Insinna.